Genoa è segnato il numero 25, sta lì. Mister Fabrizio Piccaretta, dopo Spal Genoa, oggi la tua squadra è partita in maniera molto positiva, passata in vantaggio dopo pochi minuti, poi ha subito la rimonta del Genoa anche per alcuni episodi nel contesto di una partita comunque equilibrata. Quali sono le tue sensazioni al triplice fischio? La lettura è abbastanza, come dire, lineare, cioè noi siamo partiti secondo me molto bene. E abbiamo cercato di, come dire, contrastare la loro fisicità, perché questa è forse la squadra più fisica del campionato, e l'abbiamo fatto attraverso le nostre caratteristiche, cioè abbiamo cercato sempre di tenere palla a terra, sempre di costruire un'azione manovrata. Loro ovviamente si affidavano di più a soluzioni più adatte alle loro caratteristiche, quindi palle più lunghe eccetera, quindi cercando di vincere soprattutto i duelli fisici. I miei ragazzi sono stati secondo me molto bravi a non accettare questo tipo di gioco, ma continuare a fare il nostro di gioco, e questo ci ha portato poi anche in vantaggio con una bellissima ripartenza. È chiaro che poi, secondo me nel primo tempo, alla fine poi abbiamo secondo me meritato di essere in vantaggio. Ovvio che un rigore dubbio, secondo me, poi voglio rivederlo, a un minuto prima della fine del primo tempo, il pareggio del Genoa, certo che chiaramente ridà fiducia agli avversari. Nel secondo tempo un altro episodio sfavorevole, che ovviamente è il calcio di rigore, quindi due rigori a sfavore in una partita dove gli avversari non tirano mai in porta, penso sia poco meno di un record. Il problema è che poi a seguito del rigore c'è stata anche l'espulsione di Nador, e chiaramente restando in 10 contro questo tipo di squadra comunque è diventato più difficile. E il terzo gol è una ripartenza, no, come dire, non, è, fa parte del risultato finale, ma non lo considero in qualche maniera figlio della partita.
Dispiace perché comunque i ragazzi, secondo me, al netto del risultato, hanno fatto un'ottima prestazione che ci dà, come dire, che dà continuità alle partite precedenti. Il risultato lo accettiamo, un po' meno, secondo me, le decisioni arbitrali, ma fanno parte del gioco. Si sapeva che il Genoa sarebbe stato un avversario difficile da affrontare proprio per le caratteristiche che hai citato. Forse oggi è mancato, a differenza delle ultime partite, una qualcosa sugli esterni, quell'intesa particolarmente efficace che c'era nelle ultime partite tra terzino e ala offensiva? Beh, sicuramente anche il sistema di gioco degli avversari non agevola la soluzione tattica di cui hai parlato, cioè loro abbassando molto i quinti diventavano una difesa a 5 e è più difficile sviluppare gioco sugli esterni perché comunque l'avversario riesce a coprire più ampiezza. Certo, è chiaro che siamo riusciti a essere meno incisivi, soprattutto con Orfei, che normalmente vince molti, molti duelli uno contro uno. Oggi ha incontrato un avversario tosto. Ma detto questo, oggi forse avremmo meritato qualcosina in più, soprattutto per come, secondo me, abbiamo gestito il possesso della palla. E ripeto, non abbiamo demeritato contro una squadra che comunque è in alto in classifica, è più in alto di noi. Ha delle qualità fisiche, ma io ripeto, secondo me questa partita, se poi oltretutto fossimo rimasti in equilibrio, non so se avrebbe avuto un epilogo diverso, ma sicuramente avremmo avuto più chance per, anche con i cambi, magari per poi cercare di pareggiarla invece che perderla 3-1. Questo risultato sicuramente non soddisfa né te né i tuoi giocatori. Sarà una motivazione in più per preparare il prossimo impegno, la trasferta di Pescara? Sì, noi al di là di questo noi non abbiamo bisogno della motivazione di una partita per poi preparare la prossima, no? Il nostro è un percorso che deve essere un percorso lineare di crescita e ripeto, ci dispiace perché sportivamente parlando il risultato ci penalizza, ma noi dobbiamo guardare quello che è il percorso della squadra e ripeto, anche oggi secondo me la squadra ha dimostrato di avere un'identità, di avere un suo modo preciso di giocare e oggi gli avversari hanno trovato degli episodi più favorevoli rispetto ai nostri e ripeto, accettiamo il risultato ma andiamo ad affrontare il Pescara fuori casa consapevoli della strada che stiamo percorrendo.